Beh, io onestamente avevo detto che questa sera ci dovevano essere qui presenti i vari presidenti che rappresentano le società sportive di Senago. Li ho visti quasi tutti e alcuni hanno aderito poi ad intervenire. Mi sembrava un po' più facile anche fare un dibattito con loro e magari fare qualche domanda al professore proprio per inoltrare, diciamo, il discorso. Comunque io credo che a Senago lo sport, partendo giustamente forse da lontano, dalla prima società che è nata a Senago, che è l'US Senaghese, che ha fatto il 35esimo anniversario l'anno scorso e ha continuato fino al 1974 pressappoco quasi da sola. Poi nel 74, così è partito una ventata che ha portato negli anni successivi a uno sviluppo veramente grosso di società sportive. Oggi ne contiamo circa 27 o 28. Queste società sportive che credo che a Senago abbiano dato così un grosso contributo, contributo ai giovani, un contributo ai cittadini stessi, un contributo che hanno dato ai giovani, ai ragazzi, specialmente nella fascia minorile, la possibilità di raccogliersi, la possibilità di svolgere il proprio gioco, la possibilità di riunirsi e di essere soprattutto guidati. Ecco, io non voglio parlare tanto dello sport in quanto chi lo pratica, vorrei parlare dello sport per chi lo fa praticare. Io personalmente non ho mai giocato, non sono stato mai un atleta. Ho cominciato così a 20 anni, 22, a farlo praticare. Mi ricordo che le prime partite che ho organizzato allora a Pinzano, dove abitavo, e lì sulla Fornace, allora lì non esisteva il campo, non c'è mai stato a Pinzano. Beh, lì si giocava, diciamo, su, lì alla Fornace e si facevano i primi tornei. Venivo giù allora. Così, proprio per raccontare un po' la storia, che credo che sia anche abbastanza interessante da sentire, lì nella gelateria del Colombo abbiamo iniziato ad organizzare. E da lì la grossa passione per il calcio, la grossa passione per lo sport. Entrato un po' nella Senaghese e poi giù a Milano. Bene, devo dire che per 4-5 anni. Così mettevo un po' di ragazzi in macchina e li facevo giocare a Milano al Villa Pizzone, dove certamente ho imparato molto, mi hanno insegnato molto, frequentando poi anche dei corsi perché credevo che giustamente ai ragazzi bisognava, oltre che insegnarli a giocare, oltre che insegnarli le tecniche del gioco, oltre che farli correre e farli divertire, negli spogliatoi bisognava insegnare qualcosa di nostro, dare a loro quella sensibilità, dare a loro quello che ognuno di noi sa dare e darlo nel modo in cui poi loro lo possono esprimere crescendo, lo possono esprimere nella società stessa. Venendo poi, diciamo, come avevo detto prima, al 1974-75, insieme a un altro gruppo di genitori, con l'evento dei decreti delegati abbiamo fondato questa società, questa polisportiva, che quest'anno festeggia il decennale di questa fondazione, perché anche la polisportiva è una fondazione. E quest'anno, proprio domani sera, festeggiamo tutti assieme e andiamo a premiare. Andiamo a premiare chi ha lavorato, andiamo a premiare a chi ha contribuito alla fondazione di questa società. Una società che oggi raggruppa circa 500 ragazzi, se andiamo a vedere tra calcio, pallavolo e altre attività. Certamente questo ha costato molti sacrifici. Ecco, quando dicevo che non voglio parlare di chi pratica lo sport, ma di chi lo fa praticare. Questi uomini, questo volontariato che è un sacrificio loro. È un sacrificio che fanno anche pagare in famiglia, se vogliamo, perché io credo che non sono solo loro che fanno il sacrificio, ma il sacrificio viene fatto anche dalle stesse mogli, dai
e sacrificio anche della stessa famiglia. A volte sono costretti a trascurare la propria famiglia per seguire i figli degli altri. Ecco, è questo punto che vorrei rimarcare. È un invito ai genitori. È un invito ai genitori a seguire i propri figli, a seguirli da vicino, e credo che non sia, diciamo, tanto giusto, proprio per farla così, un'osservazione agli stessi genitori e a me stesso, no? Quando magari si portano i ragazzi al campo, così si scaricano un momentino, magari così si mettono lì un po' in parcheggio, no? Credo che invece i genitori dovrebbero seguire un po' di più questi ragazzini, dovrebbero aiutare questi dirigenti che portano avanti queste società, proprio perché l'intento, e credo che sia l'intento di ogni dirigente di società, non è solo farlo praticare per farlo diventare un atleta, ma è per farle praticare questo sport, per levarlo dalla strada, per levarlo dai vizi, per levarlo dalle nuove povertà. Queste nuove povertà che oramai stanno un po' invadendo tutto, e quando parlo di nuove povertà parlo della droga, parlo di tutti quelle situazioni in cui i ragazzi si vengono a trovare. Certo è una cosa, quella cosa che credo sia molto importante. Dicevo pochi giorni fa, parlando a alcuni amici di sport, dicevo che i ragazzi, secondo il mio punto di vista, devono essere seguiti fino a 12-13 anni in un fatto istituzionale. Lo Stato, il Comune, gli enti locali dovrebbero interessarsi, dovrebbero seguire molto di più, dovrebbero impegnare, dovrebbero stanziare dei soldi proprio per seguire questi giovani. E soprattutto va riconosciuta un'altra cosa importante, credo, che non bastano le strutture, non basta costruire un centro sportivo. Ci vogliono gli uomini, ci vogliono i genitori, ci vogliono le persone che seguono questi giovani. Perché le strutture sono lì, sono belle, ma se non c'è chi li fa funzionare, se non c'è chi lo segue, se non c'è questo volontariato, va a finire che diventano dei vasi appesi da guardare e basta. Se invece c'è la gente, c'è i genitori, ci sono le persone, i finanziatori, e credo che a Senago, per andare alla fine, credo che a Senago lo sport è stato sorretto fortemente dal volontariato e dai finanziatori. Questi finanziatori che quando offrono dei soldi, quando danno dei soldi, sanno che vanno questi giovani che devono essere aiutati, che devono essere seguiti e che devono essere immessi nella società con una mentalità veramente sana e una mentalità sportiva. Ma mi sembra che Malvestiti abbia puntualizzato come dove c'è sport, dove c'è piacere, dove c'è cultura, dove c'è arte, non c'è il terrorismo, non c'è quello che viene chiamato il fenomeno della droga. Io mi sono trovato varie volte in questi anni a ricevere persone che avevano questi che sono chiamati problemi relativi alla droga. Cioè che facevano una specie di parodia del consumismo, ovvero consideravano questa droga come se fosse una sostanza, la assumevano in qualche modo, ma la cosa si risolveva in una specie di anoressia, cioè ne avevano, come dire, abbastanza, ne avevano abbastanza di questa droga, di questa sostanza, tanto da non mangiare più, da non pensare più, da non parlare più. E questo, quindi, una specie di distacco, no, dallo sport. In fin dei conti, che cosa comporta lo sport? Che tra gli umani la conversazione non si chiude mai, che c'è sempre un'altra piega, c'è sempre un'altra occasione,
E mai tutto è finito. Allora, quindi lo sport comporta anche questa, l'immagine, no? L'immagine, per di così, anche di sé. L'immagine che si muove, l'immagine che è sempre altra, che non è mai identica. Allora, adesso, ma è, mi pare importante ciò che diceva rispetto a genitori e figli. I genitori si occupano sempre tanto dei figli. E giustamente, il modo migliore che possono avere rispetto ai figli è quello di raccontare la loro esperienza, di testimoniare quali sono state, qual è stata la loro esperienza e qual è oggi, in un modo non eroico. Ma il modo migliore è pure quello di ascoltare e non di presumere di sapere già, di ascoltare. Quindi anche un figlio che si prova a fare una cosa nuova e bisogna anche che sbagli. Ciascuno di noi, ciascun genitore ha il diritto di sbagliare, deve riconoscerlo anche al figlio, deve riconoscere al figlio il diritto di sbagliare. Anche perché attraverso quello che magari al genitore sembra uno sbaglio, si può trovare un'altra via. Spesso lo sport, tutto questo si riassume nello sport, ciò che viene proibito nelle famiglie è spesso qualche cosa che ha a che vedere con lo sport. E quando dicevo che lo sport non è solo in un luogo, in un avvenimento. Allora adesso vorrei invitare a intervenire qui Rino Fedeli, presidente pedale senaghese Plasteco. Allora, Rino Fedeli, se può gentilmente venire a dire qualcosa un po' della sua esperienza, no? Quello che lui fa. Poi Emilio Cisari anche può venire qui. Allora vediamo se si avvicina intanto Rino Fedeli, che è presidente appunto di un'associazione sportiva. Ecco, allora sta venendo Rino Fedeli, ecco. Io devo dire solo due parole perché non sono un politicante, sono piuttosto un lavoratore. Perciò mi dovete scusare, ma parlare non è il mio mestiere. Io sono nato sportivo, sono nato un senaghese, ringrazio tutti quelli che contribuiscono al pedale senaghese, perché del pedale senaghese io rappresento. Ringrazio soprattutto vedere tanta gente qui stasera, perché io ho sempre l'opinione che dove c'è gente c'è amici e c'è del buono. Io ringrazio, e qui continuo sempre con ringraziare perché parlare non è. Ringrazio soprattutto i miei collaboratori, che sono dei grandi lavoratori. Io sono un po' la faccia di tola, quella che cerca i soldi, perché è un lavoro più duro di tutti. Vedo tanti amici qui, perché oltre a non essere del pedale senaghese, però noi solo con le tessere abbiamo un incasso di circa 10 milioni. Perciò vuol dire che la gente al pedale senaghese è Sporsi l'unica società che fa una manifestazione sportiva sulla piazza, dove partecipano non 1.000, 2.000, 3.000, magari 10.000 persone in due sere, con maggiorette, banda,
e via del genere. Insomma, facciamo del tutto per far divertire la gente. Quest'anno abbiamo due manifestazioni, una a Senaghino e una a Castelletto. A Castelletto c'è la banda dell'Effe e i Maggioretti, al 18-19 di luglio. Invece a Senaghino, che è 17 anni che facciamo questa manifestazione, non siamo ancora in grado di sapere cosa possiamo portare. Però vi assicuro che qualche novità ci sarà. Io smetto perché parlare non è il mestiere. Ringrazio tutti. Allora, mi è sembrato anche molto interessante il modo con cui si organizza, no, questa associazione, dove ciascuno dà il suo contributo. E questo garantisce che questa associazione sia libera e indipendente. E in fin dei conti ciò che ciascuno forse occorre che faccia, ciò che ciascuno di noi cerca di fare. Allora invito adesso Emilio Cisari dell'ACI Senaghese. Rino Fedeli prima ha cominciato con i ringraziamenti, io devo cominciare naturalmente col ringraziamento all'applauso che mi avete fatto, non sono abituato, probabilmente non lo merito, probabilmente anche è dedicato questo applauso alla ACI Senaghese che ho l'onore di rappresentare questa sera e che è poi l'emanazione di quella che è stata l'US Senaghese, la prima società sportiva nata a Senago 37 anni fa, naturalmente nel mondo del calcio, perché il professore ci scuserà, ma prendere a calci un pallone in Italia è veramente una questione, quasi una religione nazionale più che uno sport. Allora, la presentazione della ACI Senaghese è presto fatta. Abbiamo un'attività calcistica che dura ormai da 37 anni. Abbiamo un settore giovanile che vive da sempre presso l'oratorio di Senago e in questo c'è tutto, c'è l'impegno della società nel portare avanti un discorso di educazione, un discorso che va ben al di là naturalmente del prendere a calcio una palla, un discorso che poi vorrei approfondire perché coinvolge naturalmente quella che è il problema della gioventù, il problema dell'educazione della gioventù, il problema di accompagnare la crescita della gioventù verso un futuro che vogliamo ritenere e sperare roseo, tranquillo, sereno, ma un futuro che per essere roseo, tranquillo e sereno manca oggi probabilmente di tutte le premesse. La Senaghese è la società che si fregia di avere la squadra più importante di Senago, di avere la massima emanazione del calcio a Senago, è la società che organizza il torneo serale, quest'anno faremo il ventennale se non sbaglio. 20 anni di torneo calcistico notturno a Senago sono pur sempre qualche cosa, sono 20 anni di 40-45 giorni, tutte le sere riuniti fra amici, riusciamo a convogliare a Senago, riteniamo il meglio del calcio dilettantistico regionale. In questo Senago è abbastanza famoso nel circondario, nella Brianza, nella Lombardia. Ecco, quello che è l'attività della Senaghese, poi il pubblico al quale ci rivolgiamo la conosce benissimo, per cui non voglio ulteriormente dilungarmi in questo. Un ringraziamento vorrei fare alla Fondazione Verdiglione e al suo titolare, se così lo possiamo chiamare, professor Verdiglione, per averci voluto donare questa serata di così ampio respiro culturale per tutti noi.
un ringraziamento così, per aver scelto anche Senigo, per aver scelto questa cittadina che a noi è così tanto cara. Ora, io vorrei approfittare di questa occasione, di questo respiro internazionale che lo sport di Senago può avere, che tutti noi che ci impegniamo, come dicevo prima, Malvestiti, per organizzare, per stare vicini alla gioventù, per fare in modo che anche i figli degli altri, come diceva lui, a volte trascurando la propria famiglia, che anche i figli degli altri possano trovare modo attraverso lo sport di formarsi e di crescere nel miglior modo possibile, di affrontare quella che è la vita, il domani, nella vittoria come nella sconfitta, come sport, come scuola di vita. Volevo approfittare della vicinanza del professor Verdiglione per chiedergli di fare un approfondimento al discorso che lui ha tenuto prima. Siamo oggi in una società in cui i problemi sono mille, dal problema della droga, che è forse uno dei più spaventosi, se non il più diffuso, se non il più importante, al problema di una crisi economica che nella gioventù e nella impossibilità praticamente della gioventù di trovare uno sbocco occupazionale manifesta uno dei suoi aspetti più deteriori. Ecco, fate tutte queste premesse. In una situazione internazionale, con, se è vero, professor Verdiglione, che oggi possiamo parlare a Senago e essere ascoltati in Giappone, forse non è il caso di stasera, però che le comunicazioni, che il mondo della scienza e della tecnica ha raggiunto dei livelli tali per cui è possibile per il giovane di Senago sentirsi forse più vicino al ventenne di Tokyo che non al ventenne, che non al proprio genitore. È altrettanto vero che c'è una situazione internazionale che è esplosiva e che quando si parla di esplosività bisogna naturalmente far correre il pensiero a quelli che sono gli ordigni nucleari di cui dispongono gli arsenali oggi. Ebbene, un pochino, non per far scena, per parafrasare il presentatore televisivo, professor Verdiglione, secondo lei che cosa c'è dietro l'angolo della gioventù dei nostri giorni? Cioè, cosa si possono aspettare i giovani di oggi, i giovani che noi, per quel poco che possiamo fare, cerchiamo di aiutare a inserirsi in un mondo, anche magari prendendo a calcio una palla, ma imparando a perdere, imparando a soffrire, imparando a rispettare l'avversario, sia nella vittoria che nella sconfitta. Qual è, secondo lei, un pochino il futuro della nostra gioventù? Grazie. Io ringrazio molto anche per la domanda che mi ha fatto e avrò modo poi al termine, in conclusione, di rispondere, anche perché è la cosa che più riguarda ciascuno di noi nei prossimi decenni. Allora invito adesso Giancarlo Galli, che è presidente della Polisportiva Giovanile di Senago. Saluto innanzitutto tutti gli sportivi di Senago qui presenti questa sera e vedo che con una certa sensibilità a questo problema hanno partecipato numerosi. Vorrei ringraziare innanzitutto il professor Verdiglione che in questa occasione ci ha dato la possibilità di incontrarci tutti e di, se non altro, esporre alcuni problemi di carattere anche sociale, se vogliamo, perché tutti questi ragazzi che noi riusciamo a togliere dalla strada, dalla piazza o nei luoghi di cui c'è la corruzione e portarli nell'ambito sportivo
dove crediamo di poter dare tutte le nostre esperienze, tutte le nostre cose di cui abbiamo trovato il peggio nella nostra vita, e vedere di correggere, diciamo, nel futuro a questi ragazzi tutte queste cose che li porterebbero al di là di ogni diciamo cosa fattibile e morale nella loro situazione sociale. Dunque, noi abbiamo come polisportiva, abbiamo all'incirca 500 ragazzi. Forse la polisportiva penso che abbia un qualcosa di più di alcune società di cui operano sul territorio. Questo qualcosa di più non è che porti a dare meno prestigio a queste società. Direi che sia un prestigio della società polisportiva di aver riuscito a condurre questi ragazzi con un qualche cosa, non solamente strettamente sportivo, ma anche un qualche cosa di positivo nella propria personalità, dove hanno saputo mostrarsi a livello anche nazionale, perché la polisportiva come pallavolo è riuscita a portare in nazionale una ragazzina di 18 anni, come è riuscita a portare nel settore calcio un ragazzo che gioca nel Como, addirittura in panchina nella primavera. Abbiamo portato due ragazzi al Milan, che tuttora uno fa parte della nazionale Under 18, addirittura un altro ragazzino di recente, un 72 per lo più, proprio un ragazzino dalle prime armi, che è venuto con delle doti eccezionali e con alcune correzioni da parte degli allenatori e diciamo una prestazione fisica dovuta proprio alla preparazione, è riuscito ad andare al Milan. Questo è un onore che porta la società, perché noi ragazzi della che alla polisportiva vengono non sono condizionati a rimanere alla polisportiva qualora hanno raggiunto determinate qualità. Ognuno ha la possibilità di andare ed esprimersi al meglio. Non condizioniamo il ragazzo per poter avere dei successi a livello del paese e per ottenere del prestigio. Questo qui pensiamo che sia un fattore morale che la società continui a contenere e a dare a questi ragazzi, di modo che abbiano volontà di progredire. Questo è una cosa che specialmente la polisportiva fa onore a tutti i suoi dirigenti, i suoi preparatori. Un'altra cosa volevo dire, io ho lavorato 2 anni recentemente con l'Inter, una federazione di livello internazionale, di conseguenza posso dire questo, che proprio attualmente abbiamo visto una trasformazione in queste società di alto livello di Serie A, che di cui i ragazzini non gli servono più, quei ragazzini prestanti con delle doti fisiche punto e basta, dove diventava una lotta sul campo e la prestazione fisica era quello che superava tutti gli obiettivi della società. Bene, io ho notato questo, che questi tornei, infatti, tutti questi ragazzi che partecipavano a questo torneo dei ragazzi in gamba, di cui c'erano circa 70 società di tutta la Brianza e di tutto il luogo Pavia e via discorrendo. Bene, questi tornei venivano effettuati non solo sulle prestanze fisiche, ma su delle prove culturali e sulle, diciamo, sulle miglior pagelle scolastiche, dove veniva abbinato un punteggio. Beh, questi ragazzi, specialmente la polisportiva, ha ottenuto dei risultati eccezionali, qualificandosi addirittura per le semifinali e con dei punteggi abbastanza qualificativi. Ecco, queste qua sono cose che fanno onore. Onore perché tutti i genitori che partecipano e che tutti i dirigenti della società sono presenti e lavorano con loro, e sentirsi questi prestigi, ripeto, non prestigi personali, ma prestigi della società, e devo riconoscere proprio a tutti questi dirigenti che nessuno l'ha mai fatto con una certa ambiguità, e tutti sono lì e si prestano ulteriormente perché questi ragazzi continuano ad andare avanti. Io devo ringraziare tutti i miei dirigenti, perché continuano a lavorare, continuano a sacrificarsi, e come diceva appunto Malvestiti prima,
che purtroppo ne subisce anche la famiglia. Cioè è chiaro che questi dirigenti lo fanno spassionatamente, lo fanno per fare un qualche cosa per i figli degli altri, non per i propri. Logicamente questi sacrifici che vengono esposti vengono anche a togliere del tempo in cui la famiglia avrebbe bisogno. I propri figli che avrebbero bisogno della vicinanza del papà, del genitore più stretto che gli dasse dei consigli, bene, questo genitore li va a dare a figli di altri e penso che questo sia molto significativo. E che si dia merito per quello che stanno facendo. Io come Presidente penso di portare avanti questa società nel migliore dei modi, dove non ci siano ambiguità, dove ci sia un collettivo e anzi inviterei tutte le altre società a collaborare, di modo che ci sia un'unanimità su tutti questi argomenti, che non ci siano delle fratture, perché un argomento è unico e solo, è quello di portare avanti i giovani nel modo migliore e più sano che ci sia. Io concludo e vi ringrazio tutti. Mi sembra che da queste testimonianze, da questi appelli, da queste riflessioni ci siano alcuni elementi intorno a quella che è la storia forse di questa città. La storia attuale. Lo sport forse è l'indice di ciò che sta avvenendo, anche di più avanzato, di più nuovo, anche molto differente, molto vario. Allora, avrò modo poi di proseguire. Forse, non so se oltre quella porta funziona il monitor. Forse sarebbe il caso di tenerla aperta, no? Lì in fondo. Allora, prima di passare la parola ad alcuni miei collaboratori, che a loro volta diano una testimonianza, diciamo, intorno allo sport, intorno alla loro storia, e al che posto occupa lo sport, e in fin dei conti il piacere nella loro vita, e vorrei invitare qualche altro dei presenti. E io ciascuna volta, forse bisogna, se il video funziona lì è preferibile tenere aperto, altrimenti è preferibile forse chiudere quella porta lì in fondo. Allora, dicevo che ciascuna volta io ho invitato alle manifestazioni di quest'anno che sono fatte in Italia e diciamo le amministrazioni, ho invitato il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, i Ministri e poi il Sindaco di Milano, il Presidente della Regione e anche l'amministrazione di Senago. Per ogni manifestazione abbiamo avuto sempre moltissimi telegrammi, perché sono manifestazioni internazionali di grande rilievo. Oppure alcuni sono venuti di persona appunto a indicare la loro partecipazione, anche perché si tratta di cose assolutamente libere e noi teniamo che l'amministrazione pubblica, quindi lo Stato, anche perché la nostra è una fondazione riconosciuta dallo Stato, e quindi dal Presidente della Repubblica, e diciamo siano a corrente di tutto ciò che noi facciamo. L'amministrazione di Senago ha risposto in un modo piuttosto curioso, cioè ha mandato i suoi esponenti ufficiali in alcune delle manifestazioni che noi abbiamo fatto a Milano, in Piazza Duomo. È venuto il sindaco e il vice sindaco e noi abbiamo accolto molto volentieri e anche questa sera abbiamo invitato l'amministrazione. Io ho chiamato personalmente il signor sindaco, che però era molto impegnato questa sera nella campagna elettorale, ed effettivamente io mi rendo conto che questa manifestazione è culturale, quindi è sportiva e pertanto può costituire
un motivo di distrazione per chi giustamente è impegnato nella campagna elettorale. E c'è qui però l'assessore allo sport, Furiato, che vedo qui davanti, e vorrei invitare dunque a intervenire, proprio perché si tratta di sport, quindi mi pare che sia il caso. Prego. Professore, mi preoccupa quello che lei ha dichiarato poc'anzi, che il nostro sindaco è occupato nella campagna elettorale, questa è una battuta. Perché anch'io allora vuol dire che qui dobbiamo darci da fare un po' tutti. No, io ho seguito con molta attenzione la sua esposizione che questa sera abbiamo visto qui a Senago, cose mai successe. Che ci sia tanta popolazione, tanta cittadinanza di Senago che partecipa a un'assemblea, diciamo, sotto un certo aspetto, che si è parlato di cultura, di sport, che io francamente ho avuto modo di ascoltare attentamente e di ricavarne anche degli insegnamenti, che mi può dare dell'insegnamento nel futuro, perché appunto portando avanti il discorso dello sport qui a Senago, che io è poco tempo che ho in mano questo assessorato, però seguo molto lo sport in genere a Senago, che è molto difficile poi essere capaci di inoltrarsi poi all'interno di questa, con la mentalità dello sportivo, le difficoltà che incontrano le società sportive di Senago e penso anche negli altri paesi, perché si va avanti con il volontariato. Ci sono questi sponsor che si chiamano sponsor, ma sono poi cittadini di Senago, le vari artigiani, piccole industrie che danno il loro contributo per far sì che queste società rimangano in piedi, altrimenti avrebbero poca vita. Cioè questi contributi che vengono dati alle società sportive li si danno perché vediamo tutti noi vediamo che questi genitori di Senago curano e sorvegliano i ragazzini di Senago. Cioè è un punto di riferimento non solamente per il genitore in genere, ma è un punto di riferimento di tutta la cittadinanza per quanto riguarda i centri sportivi. Per esempio qui a Senago abbiamo costruito un centro sportivo che è invidiato da vari paesi. Io dico invidiato nel senso buono, perché polemiche si sono fatte nel momento in cui si andava a costruire questo centro sportivo, perché si diceva che veniva a costare troppo, ma io dico che quando si fa un intervento è giusto vedere di risparmiare, perché un buon amministratore la prima cosa che deve tenere d'occhio è quello del risparmio, ma quando si costruisce un centro sportivo come quello di Senago, e penso che tutti i cittadini di Senago l'abbiano visto, e chi non l'ha visto inviterei di visitarlo perché ne vale veramente la pena. Ecco, un centro sportivo creato a Senago in questi ultimi tempi, abbiamo dei vari campi sportivi della polisportiva, della Senaghese, della Stella del Sud, il Mascagni, perché non bisogna dimenticare che abbiamo anche un campo sportivo al Mascagni, c'è una squadra che dà il filo da torcere alle altre squadre, qui non lo dicono mica. Ecco, sono tutti centri dove viene raccolto tutti i ragazzini, i bambini di Senago, e questo va a dare un'immagine di pulita, non tanto al genitore oppure allo sportivo che va a vedere questi ragazzini. Ma è una cosa sana che sta nascendo a Senago, cioè si sono proliferati in questi ultimi tempi, nel giro di 4-5 anni si sono proliferati circa 25-26 società sportive a Senago, di tutti i settori, dall'atletica leggera al calcio, al nuoto. Ultimamente abbiamo una società sportiva, una società nuoto, già che funziona all'interno del centro sportivo, che
questo è molto importante, perché noi amministratori abbiamo costruito il centro sportivo solamente, poi eravamo proprio puntati sulla piscina, perché indagini fatte da professori, da dottori, dicevano che i nostri bambini, stando a scuola, piegati nel scrivere, nel studiare, si veniva a creare quella malformazione che è la schiena, che si chiamava scoliosi. Dicevano che la scoliosi bisogna combatterla col nuoto. Noi ci siamo dati da fare sotto questo aspetto, penso che siamo riusciti in una maniera magari anche criticabile a realizzare questo centro sportivo, dove abbiamo dato la possibilità a tutti i ragazzini di Senago, e anche, non solo i ragazzini, anche i giovani, i padri, le madri, perché ci sono anche 4 campi da tennis, di dare la possibilità di avere un tempo libero, uno svago da dedicare dopo il lavoro, perché io sono convinto che il tempo libero, lo sport, nel futuro sarà quello che assorbirà la mano d'opera che si sta adesso mano a mano spopolando all'interno degli stabilimenti. Diciamo 15 anni fa, 20 anni fa c'era l'operaio che si chiamava la tuta blu, oggi questo sta scomparendo, vengono avanti i robot e sta aumentando i camici bianchi, i cosiddetti tecnici. E qui mi rifaccio il discorso che faceva poc'anzi il professore, che la tematica, l'informatica, sono cose che ormai sono evidenti, sono tangibili, perché le stiamo seguendo giorno per giorno. Ecco che si ricollega appunto questo discorso dell'evoluzione dei tempi, dallo sport, che non è più uno sport come 20 anni fa, è uno sport che si è modernizzato, uno sport che si è approfondito di più. Ecco, a Senago questa trasformazione è avvenuta in poco tempo. E anche noi amministratori facciamo fatica a starci dietro, cioè a capire questa trasformazione veloce che si sta verificando. Cerchiamo di starci sotto, cerchiamo di essere attenti ai problemi dei giovani, perché si parlava di droga. Io appunto ho questo tipo di assessorato che mi occupo degli anziani. Pochi giorni fa abbiamo inaugurato il centro anziani a Senago. Anche qui gradirei che i cittadini di Senago avessero la possibilità di visitare questa iniziativa fatta dall'amministrazione comunale. Adesso abbiamo il problema dei giovani, cioè come amministratori, io penso agli amministratori del futuro. Fra pochi giorni ci saranno le elezioni comunali, provinciali e regionali. Chi saranno gli amministratori? Ho sempre detto, e l'ho divulgato anche all'interno del partito in dove io milito, che chi saranno gli amministratori devono tenere d'occhio il problema dei giovani, cioè creare all'interno del paese di Senago quelle strutture che possa interessare al giovane. Perché noi vediamo, giriamo per il paese, io sono di Senago da 25 anni, 26 anni, perché ho sposato una senaghese, io sono un cosiddetto terone del nord, e vediamo che all'interno del paese di Senago e anche nei vari quartieri ci sono dei ragazzi che si trovano a decine sui marciapiedi, sulle piazze. Questo è un pericolo, perché si può infiltrare appunto quell'individuo che può propagandare la droga. Ecco, l'amministrazione comunale deve stare attenta a queste cose, di creare un posto, un centro, non so, un centro civico, non so come posso chiamarlo, di creare quelle strutture che può interessare al giovane, che può creare l'attenzione del giovane, in modo che il ragazzo, quando esce da casa, abbia solamente il pensiero di dire: vado in quel punto perché è stata creata una cosa che mi porta via il tempo libero che io ho alla sera. Ecco, questo è il problema. Cioè, gli amministratori del futuro devono pensare al giovane molto di più di quello che hanno fatto fino adesso. Ecco, io non ho altro da dire che ringraziare il professor Verdiglione e ringraziare tutti i cittadini di Senago, che vedo qui questa sera molto folti, molto presenti e molto attenti di quello che si sta discutendo appunto dello sport, della cultura, che è molto importante. La cultura serve a tutti, serve ai giovani, ma servono anche agli uomini della mia età, perché non è mai troppo tardi, come si diceva una volta alla televisione. Io sono molto attento a queste cose, perché la cultura fa bagaglio, fa esperienza,
e dà la possibilità poi di esprimersi anche nelle varie riunioni che si possono incontrare nella vita e insegnamenti che possiamo dare anche agli altri, perché noi possiamo insegnare i nostri figli adesso fino a un certo momento, poi dopo cominciano i figli a farci insegnare a noi altri come dobbiamo fare. Ci sono difficoltà anche di questo tipo, ecco perché l'evoluzione sta cambiando. E ringrazio tutti per la partecipazione che sono venuti qui questa sera, il professor Verdiglione che mi ha cortesemente invitato. Grazie. Ringrazio dunque l'assessore Furiato e invito adesso alcuni dei collaboratori che stanno qui, cioè che lavorano qui e a Milano nella Fondazione, e a dare la loro testimonianza in merito a questo tema sport, arte e cultura. Invito coloro anche che sono in piedi lì a prendere posto qui davanti, ci sono ancora alcuni posti, in modo da seguire ancora quel che avverrà. E io poi al termine di queste testimonianze dirò alcune cose a modo di conclusione. Allora, Mariella Borraccino è qui sulla mia sinistra, e interviene subito, dice qualcosa. Mariella Borraccino si occupa della produzione editoriale di Spirali, è psicanalista, quindi si occupa della questione della droga, ma appunto nella misura in cui questa si può elaborare, in cui occorre che ci sia una risposta culturale, artistica alla questione. Ed è ormai, mi pare, dal 75 che è a Milano, è medico, viene di formazione medica e viene appunto da un paese una città in provincia di Bari, di nome Barletta. Io ho fatto conferenze quest'anno anche nelle Puglie, cioè a Lecce e a Bari, e forse appunto prima della triennale andrò anche a Barletta, no? Forse mi accompagnerà anche Davide Noti qui davanti, che è veramente incomparabile come designer. Prego. Quando io ho incominciato, ma voi direte a fare cosa? E proprio questo è il punto. Cioè non posso dire quel giorno in cui io sono entrata in una libreria di Piazza Vetra ad ascoltare una conferenza di Armando Verdiglione, e era una conferenza aperta al pubblico, ai milanesi. Non posso dire che è cominciato allora, né quando sono intervenuta ad una riunione organizzativa. Cioè non so più quando è incominciato, ma perché? Perché adesso io non ho più da scartare o da allontanare nessun istante della mia vita. Da scartarlo soprattutto come atto non artistico, atto non intellettuale. Ciascuna idea che ho avuto fino adesso mi sembra degna di scriversi in una storia. Non posso né denigrarla né vergognarmene. Quando io ero a Barletta, ebbene, non ho mai pensato che io potessi abitare quella città o che i miei confini fossero in quella città. Forse per questo correvo nei campi di atletica, giocavo, facevo dello sport. E perché lo sport? Lo sport è proprio qualcosa che dice che la frontiera non è il limite e il passo non è adeguato alla lunghezza della gamba, ed il piede, sul piede poggia il tempo, il ritmo del tempo, su questo piede le cose si combinano,
ciascuna volta in modo imprevedibile. E allora non c'è probabilità di riuscire, perché non si parte dal tentativo di riuscire, ma dalla vittoria. E con lo sport mi sono accorta che non c'era fisico, ma pulsione. Quindi non c'era fatica né sacrificio, ma che la cosa avveniva per piacere. E soprattutto a Barletta, io non ho mai pensato che i miei genitori, i miei fratelli, potessero essere padre, madre, la mia famiglia. E questo era una fortuna, perché significava che anche per loro la storia non sarebbe mai finita. Se io non mi fermavo, loro non si sarebbero mai fermati. Se io partivo, loro non sarebbero mai morti, cioè non sarebbe mai stato. Proseguirà la prossima volta. Allora, adesso forse Emilia Cerutti, interventi molto brevi, per favore, e poi Giancarlo Ricci. Emilia Cerutti invece viene dalla Brianza, se mi pare dalla provincia di Varese, e ha cominciato nell'ultimo scorcio degli anni 70, adesso svolge la sua attività a Milano e a Parigi come psicanalista e cura in particolare il giornale francese Spirali. Abitavo in un piccolissimo paese vicino al Lago Maggiore, 400 persone. Le sue risorse e le mie erano costituite dalle incessanti conversazioni e dagli incontri che avvenivano ciascun giorno. Ho trovato molta saggezza e un silenzio che mi consentivano la lettura, la riflessione, il gioco e uno sport, il nuoto. Queste cose le ho poi ritrovate nel movimento freudiano internazionale e qui, in questa esperienza, che prosegue ora anche a Senago. Per 7 anni, prima di incontrare i miei amici, ho insegnato e studiato. Mi piaceva insegnare, ma non bastava perché fossero ciascun giorno attuali la gioia e la felicità. Sono giunta nel movimento nel 77, quando l'esperienza era avviata e quando Armando Verdiglione e il movimento erano già molto noti. Il primo incontro è avvenuto in occasione di un viaggio a Venezia. La sala era strapiena. Una delle prime cose cui ho pensato, trovandomi a intervenire alle riunioni, ai congressi, alle assemblee, era: questi sono dei santi. Ciascuno ha avuto un'importanza unica nel mio itinerario. Anzitutto Verdiglione, con cui ho incominciato l'esperienza di cifra, dopo 5 mesi che mi trovavo nel movimento. Annalisa Scalco, che incontrandomi non desisteva dal chiedermi: ma quando ti iscrivi come membro del movimento? Giancarlo Ricci, Renato Castelli, che già allora teneva delle conferenze sull'immagine, Alberto Cavicchiolo, Alessandra Tamburini, che è stata di un'estrema generosità nella formazione redazionale, Sonia Ferro, che in più occasioni mi chiedeva: ma quando ti trasferisci a Milano? Lei allora stava a Padova. Ma ci sono molti, moltissimi altri che potrei citare qui questa sera. Mi sono trasferita a Milano perché la mia vita era ed è questa esperienza e ho iniziato subito ad occuparmi delle traduzioni
era l'avvio della casa editrice Spirali. Traducevamo Jean Daniel, direttore di un grande settimanale francese, e preparavamo alcune riviste del movimento, Vel, Clinica, un'epoca intellettuale. E intanto c'erano i congressi, le conferenze, che anch'io ho fatto a Milano, a Bologna, a Torino, a Padova e qualche giorno fa a Trieste. Le assemblee del venerdì sera, che si tenevano proprio a queste ore. I corsi, l'esperienza di cifra, l'équipe. Non trovavo il tempo per fare, ma era il tempo che mi trovava nel fare. È così che ho cominciato la pratica come psicanalista, lungo una prova. Il mio sport prosegue oggi con la clinica, con i viaggi che mi trovo a fare a Parigi per il giornale francese, con il lavoro redazionale e con questa felicità che non ha mai cercato altrove, perché questo altrove è già qui, in ciascun momento, in ciascun istante dell'esperienza di questa città. A ciascuno di voi, quindi, questa sera propongo questa prova. Grazie. Allora adesso un breve intervento di Giancarlo Ricci, che invece è milanese e che io ho conosciuto, mi pare, addirittura 15 anni fa. Prego. Ma moltissime sarebbero le cose da dire, innanzitutto rispetto alla nozione di città, e cioè come in questi anni si sia affermata questa idea di metropoli. Milano, alcuni anni fa, appunto, passava come questa grande metropoli, e poco o nulla si sapeva di ciò che stava attorno a Milano. Quindi mi sembra anche questa sera un avvenimento di estremo rilievo, innanzitutto la vostra presenza qui, che è proprio l'indice di questa trasformazione, che cioè è l'indice di un'altra nozione, un'altra idea di città, dunque che esiste innanzitutto nell'internazionalismo, nello scambio culturale artistico, e che esiste, possiamo dire, per una certa accezione di sport, o forse un dettaglio che concerne lo sport, che è la questione del ritmo e del tempo. E cioè nello sport non conta tanto ciò che o come funziona il corpo, quanto piuttosto qual è il ritmo, qual è cioè quel tempo verso cui le cose vanno, quella frontiera appunto da cui le cose, a cui le cose giungono e non si fermano. Lo sport dunque pone questo accento estremo intorno al corpo e alla scena, corpo non più come organismo, la scena non propriamente come spettacolo, ma precisamente questa combinazione tra due questioni, e cioè da dove vengono le cose e dove vanno, come dire da dove viene l'arte, da dove viene la cultura e dove va l'arte, che è proprio in ultima istanza sottolinea una questione intellettuale. Spesso si è contrapposto lo sport con l'intellettualità, con l'intelletto. A me sembra di no, anche per questa pratica che incomincia ad esistere qui a Senago, ma evidentemente a Milano, in Lombardia, in Europa, e cioè questa pratica della fondazione, che comporta effettivamente un'altra nozione di tempo e di ritmo, che comporta un gioco, che comporta, diciamo, un'istanza pulsionale e della riuscita, e che quindi punta effettivamente a un'istanza intellettuale. Un aforisma forse da riprendere, da discutere, è che lo sport è un lavoro intellettuale. Questo proprio per sottolineare
come il corpo non abbia più nulla a che fare con l'organismo, ma concerne effettivamente questo funzionamento delle cose e soprattutto la scena verso cui le cose vanno. Allora, la sede qui di Senago, della Fondazione, è appena qualche mese che è sorta e da ottobre, con l'inaugurazione del congresso La Scienza e la Finanza, certamente non è un punto d'arrivo, ma per parecchi di noi, proprio anche constatando e sorprendendoci ogni volta che promuoviamo una manifestazione qui, di quale sia l'eco, la portata, l'incisività, la riuscita, ci sorprendiamo proprio perché ci rendiamo conto che ciascuna volta non è che la scena sia qui e giunga qui e si delimiti qui, in questa sede o in questa città, ma che effettivamente, e qui si può appunto introdurre la questione dello sport, che effettivamente questa scena dove ciascun esponente della Fondazione, ma dove evidentemente anche ciascuno di voi esiste, questa scena va oltre. Tra parentesi, ci sarebbero parecchie cose da dire così da un punto di vista teorico, da un punto di vista psicanalitico intorno allo sport. Ciò che resta sorprendente è come in quelli che vengono chiamati spettacoli sportivi ciascuna volta la scena non è contemplabile, ma ciascuna volta la scena va oltre, proprio quasi questa scommessa con l'assoluto. Mi veniva in mente un aspetto culturale che ritengo essenziale, cioè la questione del diritto, e cioè di come lo sport ponga una questione di diritto, e mi viene in mente questa distinzione che facevano i romani tra il trionfo e l'ovazione. Il trionfo, dunque, che anche come parola evoca la triade, la trinità, mentre l'ovazione era qualcosa di riservato a una vittoria dove però il nemico era qualcosa di non era nobile, quindi una vittoria quasi scontata. Ecco, per concludere direi che la questione, l'istanza dello sport oggi, qui in questa sera, in questo avvenimento,